dopo decenni di clientelismo, di raccomandazioni, di posizioni divine per grazia ricevuta, finalmente qualcuno ha pensato di limitare la famosa discrezionalità nei colloqui di lavoro, dove il soggetto di turno veniva penalizzato se non raccomandato grazie al giudizio personale che assegnava per bocciare l'inserimento, percentuali bassissime nonostante l'eccellente preparazione ed il curriculum di tutto rispetto, al contrario percentuale altissima per promuovere o fare la differenza con gente solo in possesso di santi in paradiso. Quanti nella propria vita si sono sentiti scavalcati da persone che per non infierire diciamo solo poco preparate. Nel contesto generale, con l'auspicio che al più presto chi cerca occupazione possa esprimere le proprie capacità nei concorsi, nelle selezioni, senza rimbalzare sulla fumosa discrezionalità di interrogatori fatti ad arte, mai come in questi casi sarebbe opportuno guardare al passato per farcene una ragione, come ci hanno trasmesso i sapienti latini, verba volant, scritta manent. La manovra con la quale l'assessore regionale alla formazione Mimmo Turano sta provando a togliere la discrezionalità alle assunzioni stilando dei criteri generali è un protocollo sulla trasparenza nella possibilità di lavoro, meglio tardi come si suol dire che mai. Iniziativa che tende a limitare quella percentuale altissima del 51% per i colloqui e portarla al 30% con la valutazione più alta per i titoli e l'esperienza professionale.